Da quando ha 14 anni compone brani, testi, musica, insomma cantautrice a tutto tondo, e non è un caso che a soli 20 anni ha appena conquistato il secondo posto a Sanremo nella sezione Giovani Proposte. Dal palco dell'Ariston si è infilata qui nell'appartamento di Community, stiamo parlando di Chiara Dello Iacovo che ci canta il brano Introverso. È tutto sterile ed asettico, dentro a questo imballaggio plastico, dove le bombole d'ossigeno sono razionate più del merito. Non basta un bel discorso per ritenerti assolto, non basta un documento per assumere un'identità. È tutto stabile e meccanico, dentro a questo ingranaggio cosmico, che lo ritrovo tra le costole a controllare ogni mio battito. Non trovo un percorso che mi stia bene addosso, ed in realtà io non lo so se ne ho davvero bisogno. Me l'hai messo solo in mente tu. Intro, dentro, verso, giusto posto. Ma quando ti ricapita di stare zitto e smetterla di prendere opinioni in affitto, verso, così mi riconosco in me, senza doverlo dimostrare, senza doverlo dimostrare a te. Sono rinchiusa dentro il cellophane con le mie valvole che scoppiano e la pressione tesa al massimo comprime il mio pensiero critico. Non serve proprio a niente giocare sotto banco, ma non sei ancora stanco di dover svendere la tua integrità. Intro, dentro, verso, giusto posto. Ma quando ti ricapita di stare zitto e smetterla di prendere opinioni in affitto, senza doverlo dimostrare a te. Chiara Dello Iacovo, divertente ma anche profondo questo brano. La musica è divertente, ma il testo... Sono un po' in contrasto, sì. Infatti, tosto, voluto. Ma è capitato più che altro, le canzoni più capitano che si scelgono. Questo è vero, ma per esempio so di te che tu hai iniziato a scrivere in inglese, poi facendo un viaggio negli Stati Uniti hai cambiato idea e hai detto no, scrivo in italiano. Io invece avrei detto ma sono andata negli Stati Uniti, scrivo proprio, non solo in inglese, in americano, in slang americano. Lo so, è soltanto che... No, questa è una domanda ovviamente che mi hanno fatto in tanti. Tutti, quindi vabbè, non voglio sentire la risposta, andiamo con l'altra Perfetto. domanda. No, è che io sono connotata da un forte spirito di contraddizione, quindi credo per mantenere... credo per mantenere un equilibrio di polarizzarmi sempre dalla tendenza opposta a quella che sto vivendo. E quindi stare in America, a parte appunto questo mio spirito di... contrapposizione, però mi ha fatto anche rivalutare diverse cose dell'Italia che prima non tenevo in considerazione, tipo? E non riuscivo ad apprezzare, tipo la lingua italiana. Io sono cresciuta, credo, una generazione che ha subito di più l'influenza estera in qualunque senso, in qualunque ambito, quindi ero molto affascinata da tutto il mondo americano e poi dalla lingua lì, in primis però. E poi una volta lì sono entrata a contatto con la realtà e quindi mi sono ridimensionata da una parte ho lasciato spazio a cose che invece standoci immersa dentro non riuscivo a mettere a fuoco. Beh,
riflessioni anche molto mature per una ragazza che comunque, insomma, già giovanissima adesso. Quando sei stata in America? 17 anni. Quindi insomma, cavolo, una maturazione. È stata intensa come esperienza. Va bene. No, sono felice di raccontarla questa cosa perché penso che farà piacere al 99,9% dei nostri telespettatori che, rinunciando per vari motivi all'Italia, amano l'Italia sopra ogni cosa, compresa anche la lingua italiana. Brano introverso, secondo posto al festival, ma soprattutto premio della sala stampa Radio TV Lucio Dalla, proprio per il premio Asso Musica come migliore interpretazione, il premio Associazione Fonografi Italiani come miglior artista emergente del 2016. Cioè, sei andata via. Sembro quasi brava. No, sei bravissima. Più che altro sei andata via con una soddisfazione e un ego che straborda, immagino. No, quello, ecco, non c'è pericolo. La contrapposizione, proprio. Via. Per cui lei più vince, più si sente. Ma no, perché ovviamente i riconoscimenti ti fanno mettere in discussione. Nel senso, ti chiedi se te lo sia meritato più di altri. In tre gruppi ti hanno dato, diversi tra l'altro, un riconoscimento. Sì, quindi dice dovrei dargli un po' di credito. Cioè, forse. Uno magari ti può venire il dubbio, due forse sono amici, il terzo. Ma sì, che i premi non lo so, a me non fanno tanto. Nel senso, li apprezzo tantissimo perché ovviamente mi danno una certa sicurezza in me stessa, però sono veramente effimeri come cosa, nel senso, è bello il momento in cui li ricevi, però poi una volta che li metti sullo scaffale... Senti, visto che la domanda ti piace sicuramente, leggendo la tua biografia hai conquistato praticamente in Italia vari premi, in una serata tre premi, dove? Al Tour Music Fest. È un concorso, tra l'altro l'ho fatta qua al Piper a Roma, la finale, è stato uno dei miei primi momenti di sblocco, perché io venivo da altri ambienti, in realtà ho iniziato a studiare musica classica, con cui ho avuto sempre un rapporto un po'... Di contrapposizione, direi. È un po' molto difficile con la musica classica, perché sapevo di non essere una pianista. L'ho visto e nel mi video, sentivo in difetto. Che si vedeva il prelude. Okay. Guarda ragazza, che sembro scema, ma... Vai. E dal teatro, e intanto ho iniziato a scrivere canzoni appunto durante il liceo, però ero un po' a un crocevia di tante strade diverse, non sapevo come inserirmi nell'ambiente della musica leggera, che era dove volessi arrivare. E facendo il Tour Music Fest, diciamo che è stata la prima serratura che si è sbloccata, che mi ha detto, ah, ok, forse ho le carte in regola, sì. Ultima domanda, visto che siamo partiti un po' dall'esperienza americana, ci torneresti, ti manca, ti esibiresti là o prenderesti di mira anche in America? Io ho un conto in sospeso con l'America, ci voglio tornare tantissimo, sto aspettando che mi capiti la coincidenza giusta, perché ci siamo lasciate, non in malo modo, però ci siamo irrisolte l'una verso l'altra, e quindi spero davvero di suonarci. America, noi sappiamo che tu hai un pessimo rapporto con Chiara Dello Iacono. No, e del resto anche lei ha un pessimo rapporto con te, non vogliamo fare guerra, no? Quindi da personcine per bene l'America invita Chiara e Chiara canta senza fare problemi, giusto? Ma io ci vengo di corsa l'America mi invita. Allora ringrazio per la sua simpatia e per l'arte che ha portato qui a Community Chiara Dello Iacono, e allora ritorniamo, anzi andiamo in Sudafrica, non so se vuoi prendere in considerazione anche in Sudafrica, ma avevo tante mete in realtà. Non l'avrei mai detto, e per conoscere la storia di Maurizio Reffo, che si occupa di import-export di prodotti alimentari made in Italy, è una cosa un po' più normale rispetto a te, però insomma, importante. Cioè, sì, perché senza mangiare non potresti contraddirti, e ovviamente questi prodotti hanno un grandissimo successo, l'ha incontrato per noi Paolo Emilio Landi. Grazie.